Bentornato Gudler, bentornata. Cominciamo a navigare con il tuo computer. Infatti, il normale utilizzo di un PC, prima o poi, di norma, prevede che sia connesso ad internet. Ma cos'è internet? In estrema sintesi, è una rete di computer, ma a livello mondiale. Una connessione tra tutti i computer che accedono ad un servizio. Banalmente, immagina di connettere un tuo elettrodomestico alla rete elettrica. Collegherai il dispositivo ad una rete già esistente, in questo caso ti fornisce un servizio di elettricità tramite un fornitore di energia che sceglierai e pagherai in base al traffico di corrente, in pratica per la quantità di corrente di elettroni che utilizzerai. Nel caso di internet invece il servizio è equivalente, corrisponde al traffico dati a pacchetti di bit. La rete che è stata creata ha origini molto lontane, diversi decenni, e nasce da una costola, da una struttura militare. Semplificando oltre misura, diciamo che è stato realizzato un complesso sistema di trasmissione dei dati che, attraverso molti computer, moltissimi computer collegati ad un nodo chiamato server, quindi un computer centrale, ne permette il trasferimento di questi dati in maniera bidirezionale, quindi da un computer verso il server e dal server verso uno o più computer. Replicando per moltissime volte tale struttura, avrai creato la rete mondiale che equivale ad internet. Quindi, in pratica, se tu attivi un computer centrale, che chiameremo server, il quale contiene delle informazioni, e a questo computer colleghi altri computer, che sono definiti client, potrai prelevare i dati in esso contenuti chiedendoli al server, direttamente a lui, in un determinato metodo che altresì è chiamato protocollo, ossia la metodologia per cui lo scambio dati avviene tra il server e il client e viceversa. Se esso naturalmente risponde alla tua richiesta di trasferimento dei dati, potrai trovarli sul tuo computer sotto forma di pacchetti di bit, con un flusso sostanzialmente continuo. Dopodiché, tramite un programma chiamato browser, il quale, ricevendo questi dati, li interpreta in un determinato modo, potrai visualizzare sul tuo monitor le informazioni che hai richiesto. A tua volta, se invece devi trasferire tu dei dati o verso il server, perché magari devi aggiornare un tuo sito, oppure per creare dei file di backup su degli spazi web, oppure dovrai trasferirli su quelli di un tuo amico, come ad esempio la posta elettronica per inviare un'email, lo potrai fare senza particolari problemi. Il server, in questo caso, prenderà in carico i file che gli invierai e li manterrà in esso per una visione condivisa, se dovrai pubblicarli su un tuo sito, oppure li recapiterà al destinatario nel caso di un contenuto da inviare, una foto, un'email, un video, delle immagini e così via. Ogni operazione però eseguita nell'ambito di internet è attuabile, quindi si può realizzare solo grazie a dei programmi che sono nati per eseguire quel determinato compito. Ad esempio, potrai avere i browser che ti saranno utili per navigare, tra i quali Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ed altri ancora. Potrai avere dei client di posta elettronica, ossia quei programmi che servono per ricevere e trasmettere email, come Windows Live, Outlook, Mozilla Thunderbird, oppure Opera, al cui interno ha un client di posta elettronica. Oppure programmi per trasferire i file su un server, come FileZilla. O ancora dei programmi per gestire i file, che in inglese vengono chiamati file manager. Sono dei programmi che
installerai sul tuo computer, i quali ti permetteranno di gestire e trasferire i file, come ad esempio creare copie di sicurezza su spazi web gratuiti o a pagamento. Ma come si accede ad internet? Beh, non è sufficiente soltanto il computer. Esso deve possedere, internamente o esternamente, uno o più dispositivi che ti permetteranno di accedere alla rete. Questi dispositivi sono una scheda Ethernet, ad esempio, un modem router o anche il tuo telefonino o smartphone, un internet key, ma non basta. Per poter accedere ad internet dovrai rivolgerti ad un intermediario chiamato provider, il quale ti garantirà normalmente l'accesso alla rete dietro pagamento. Pagamento di cosa? Beh, il pagamento è un contributo che potrà essere a canone mensile o a consumo per il traffico dati e anche il traffico voce. Nel primo caso, quindi, un canone mensile, pagherai un forfettario e ti potrai muovere all'interno di opzioni contrattuali che avrai scelto in base alle tue necessità. Nel secondo caso, invece, pagherai in base all'utilizzo della connessione, che può essere in base alla quantità di tempo della connessione oppure alla quantità di dati trasferiti. Se opti per una tariffa flat, potrai avere un accesso illimitato in termini di tempo e in termini di dati, ma non è sempre valida questa affermazione, perché potresti avere un accesso illimitato in termini di tempo, quindi poter rimanere collegato anche 24 ore, ma al raggiungimento di una soglia di trasferimento dati in megabyte o in gigabyte ti vedrai ridotta la velocità di navigazione, oppure un aggravio di costi in base al numero di megabyte o gigabyte che ulteriormente scaricherai. Scegli quindi tu in base alle necessità e controlla però attentamente le condizioni d'uso del contratto che andrai a firmare o andrai a scegliere. Gli asterischi in questo caso insegnano e sono sempre più piccoli. Ma qual è, potresti chiedere, l'utilità di internet? Ma diciamo che in via definitiva non è proprio possibile dirla. Questo perché le potenzialità di internet sono in continua evoluzione, dalle più virtuali fino a quelle che travasano anche nella nostra realtà e interagiscono con noi stessi. Col tempo credo che apprezzerai comunque questo grande mondo. All'inizio addirittura lo detestavo, lo ritenevo una perdita di tempo oltre misura, non capivo perché era ignobile la mia presunzione in quanto non sapevo, non conoscevo. Questa era la classica presunzione di come una volpe non riesce a raggiungere l'uva e quindi ne critica le qualità senza nemmeno averla assaporata, quindi io senza nemmeno conoscere internet. Ora invece sono uno straordinario ed accanito fan delle connessioni ad internet e quasi, passami questo termine, aggredisco chi, come nel mio caso circa 15 anni fa, ne sentenzia l'inattendibilità oppure ne ostacola, come spesso accade quest'oggi, la diffusione. Certo, bisogna capire che non è tutto oro, ma se non ci fosse internet oggigiorno? Ma per rispondere alla domanda direi che puoi eseguire tramite internet tutto quello che è intrinsecamente personale e stimolante ricercare qualsiasi informazione e qualsiasi cosa di cui tu hai bisogno. Sostanzialmente scoprirai che oltre all'utilità ti permette un enorme risparmio di tempo, oltre, come ho detto, l'efficienza delle informazioni che puoi ottenere, anche se alcune non sono granché attendibili naturalmente. Potrai ottenere divertimento, relax, informazioni, vacanze, lavoro, curiosità, aspetti didattici come questa guida, acquisti, vendite, gestione amministrativa, contatti e quant'altro ti può venire in mente. In alcuni casi dovrai semplicemente collegarti ad internet ed individuare ciò di cui hai bisogno di essere informato e percorrere una linea informativa. In altri casi, invece, ti sarà necessario crearti un account, ossia
una registrazione, un profilo ad un sito, ad esempio, per poter accedere ad un servizio ed utilizzare quindi ciò che viene offerto. Mi dirai, ma come devo agire per andare su internet? Beh, dopo che avrai i tuoi dispositivi e la connessione, per poter navigare dovrai avviare un programma, come detto in precedenza. Questo programma è chiamato browser in inglese, che ti permetterà appunto di navigare sulle onde di internet. Fatto ciò, troverai nella zona in alto del browser una casella rettangolare nella quale potrai scrivere qualcosa, digitare qualcosa. Questa casella si chiama barra degli indirizzi. Puoi utilizzare questo campo per scrivere delle parole chiave che ad esempio vuoi ricercare tramite un motore di ricerca predefinito, anche senza collegarti al motore di ricerca da te prescelto. In questa zona, infatti, appunto nella barra degli indirizzi, potrai o scrivere le parole chiave che ti serviranno per effettuare la tua ricerca, oppure digitare l'indirizzo di un sito che già conosci per collegarti direttamente ad esso. Cos'è un sito? In maniera molto semplice, forse impropria, lo puoi considerare come un giornale digitale con una o più pagine, definite pagine web, che potrai sfogliare, leggere e in alcuni casi anche interagire. In base alla pesantezza delle pagine, quindi quanto è lunga e quanto materiale magari multimediale è contenuto in esso, e soprattutto anche in base alle prestazioni del tuo computer e alla velocità di navigazione, avrai una visione della pagina web in un tempo variabile da frazione di secondo a diversi secondi. Senza entrare troppo nel dettaglio, diciamo che lo scambio di pacchetti di bit tra un server e il tuo computer viene interpretato dal tuo browser, dal tuo programma, grazie a un linguaggio di programmazione che è definito HTML e te lo trasformerà in materiale comprensibile ai tuoi sensi. Possono nascere naturalmente dei problemi durante la navigazione. Ciò può essere derivato o da errori di digitazione da parte tua, oppure alla perdita di connessione di internet, oppure se in alcuni casi il server che contiene le informazioni non è raggiungibile dal tuo computer, dal tuo browser. Ma non sono soltanto questi problemi. In questi casi non visualizzerai il sito richiesto, ma una segnalazione di errore tramite il browser. Potrai riprovare la digitazione, ad esempio, per vedere se eventualmente hai commesso qualche errore nella scrittura, oppure verificare che i problemi non dipendano dal tuo hardware, magari dal router che si è spento, un cavetto scollegato o qualsiasi altro problema fisico. Prova a cambiare anche il browser per navigare, perché in alcuni casi è risolutivo. Come dialogano server e computer? Ogni computer che è connesso ad internet viene etichettato dal provider che ti consente l'accesso con un numero univoco. Solo il tuo computer in quel determinato momento possiederà questo numero tra tutti i computer connessi ad internet. Questo numero è chiamato indirizzo IP. Quando digiti il nome di un sito chiamato URL nella barra relativa, il browser si collega ad un determinato computer, quindi il server che ha un indirizzo anch'esso univoco nel quale risiede quel sito, quelle determinate informazioni che hai richiesto. La stringa che andrai a digitare all'interno della barra di indirizzi si presenta normalmente con la sigla www. Il nome del sito ed il dominio, oppure in altri casi può avere la configurazione con http://:// nome del sito e dominio. Il prefisso www indica World Wide Web, mentre http sta per Hypertext Transfer Protocol. Il nome del sito invece è deciso da colui che possiede il sito stesso, quindi il proprietario, mentre il suffisso, il dominio, è riferito a varie cose che possono essere relative alla nazione, all'attività o all'organizzazione o ad altre condizioni.
potrai sicuramente aver visto estensioni di dominio.it riferite all'Italia.com per un'attività commerciale, ma non è sempre così. .org per le organizzazioni, .net oppure .info per definire un sito di informazione, .eu se è riferito a un sito europeo, ma ricorda che non c'è sempre una così stretta correlazione tra il dominio e le informazioni a cui tu attingerai all'interno del sito. Da notare che due indirizzi che hanno dominio diverso, anche se il nome del sito è apparentemente identico, in realtà sono siti diversi. Ad esempio, www.thegoodly.com è diverso dal sito, se esiste, www.thegoodly.it. Quando digiti questa stringa, che può essere anche numerica, in realtà questa stringa è la traduzione comprensibile di una serie di numeri, perché abbiamo detto che la trasmissione dati avviene tramite dei bit. Il browser ci viene in aiuto grazie al linguaggio di programmazione HTML. Pensa se per collegarti al sito thegoodly.com dovevi ricordare una stringa lunghissima di serie di 1-0. Beh, ora comincia a digitare qualsiasi cosa vuoi e lasciati travolgere dall'onda d'urto informativa di internet. Allora, Gooder, ci troviamo all'interno di un browser. Diamo per scontato che l'accesso ad internet lo hai già eseguito e hai stipulato un contratto per la navigazione traffico dati e voce. La navigazione ad internet si configura semplicemente nell'avvio di un programma di navigazione che puoi scegliere liberamente. Nella zona in alto, a parte tutti i pulsanti che presenta questo determinato programma di navigazione, che varierà in base alla scelta che effettuerai, comunque tutti hanno in questa zona la barra degli indirizzi, nella quale, come è scritto in questa zona, potrai inserire una o più parole chiave per la ricerca del contenuto che dovrai individuare, oppure direttamente l'indirizzo del sito da visitare. Troverai anche nella zona laterale oppure al centro pagina una zona che ti permetterà di effettuare delle ricerche in base a delle parole che scriverai all'interno di questi campi. Ma semplifichiamo il tutto e digitiamo ad esempio una parola che vogliamo cercare come provider, quindi effettuare una ricerca di provider che mi possano dare indicazioni su cosa significa. Dalla lista delle informazioni che si presenta sul monitor possiamo scegliere quella che più verosimilmente riguarda le nostre informazioni che dobbiamo ricercare. Andiamo ad individuare la pagina di Wikipedia che parla proprio dell'internet provider e a questa pagina potremo accedere alle informazioni che ci servono, oppure digitare guida al computer se vogliamo cercare il sito o le lezioni che stai seguendo, e dalla lista che si presenta potrai visionare le informazioni che sono presenti in questo determinato momento su internet, oppure puoi anche digitare direttamente il sito che vuoi visionare se già ne conosci l'indirizzo, e dopo qualche frazione di secondo o secondo si presenterà in tua bella vista il sito che avrai ricercato. Sostanzialmente, come puoi vedere, di fatto la navigazione è relativamente semplice. Possono accadere dei problemi di connessione, come dicevo prima, se vai a digitare delle indicazioni a caso. Naturalmente puoi avere una risposta dal motore di ricerca che non ha trovato il contenuto che stavi cercando, oppure qualora il sito in quel momento non sia raggiungibile, supponiamo per diversi problemi che possono essere hardware o software, avrai notificato un errore che ti evidenzia la mancanza o di connessione o di accesso alla rete o di accesso al server. Di volta in volta, poi, in base alle difficoltà, dovrai muoverti per isolare il problema.
alla prossima lezione per una nuova navigazione nel percorso didattico. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!